questo punteggio va in testa alla classifica. Adesso Irene Pesce, ne mancano tre, sono le tre sulla carta candidate naturali al podio, poi vediamo cosa ci racconterà la gara. Si sta sicuramente preparando per il doppio mezzo rovesciato e quindi che gli le permetterà appunto di finire il suo programma gare. Spesso lo allena anche dalle partenze per l'uno e mezzo il doppio e poi appena sarà pronta già il triplo e mezzo di tornato lo fa. Vediamo se lo farà qui in questa finale. 37,05. Adesso Irene Pesce, triplo e mezzo avanti Carpiato, coefficiente 3. Questa è la prova della rincorsa, in quanto ogni atleta parte da un punto differente e facendola al contrario si ha la distanza corretta. Peccato nella parte finale, cioè, perché al 95% un tuffo esemplare. Esatto, era partita dritta ed è quello che si chiede spesso all'atleta: non buttarti giù, ma cerca di sfruttare anche quei 10 cm in più che puoi nella spinta iniziale. Peccato nella parte finale perché rovina un po' questo tuffo. E purtroppo il momento dell'ingresso in acqua è quello che pesa di più nel giudizio di chi poi deve decidere. Immaginiamo che da 10 metri porta giusto un decimo in più. Quindi la difficoltà nell'eseguirlo dai 5 metri è comunque molto ampia. Abbastanza bene, abbiamo visto nella parte finale proprio si stendono le gambe quando già le... Questa è una partenza per il triplo e mezzo ritornato che lei già esegue, ma in questo momento si sta ancora riprendendo da tutti gli acciacchi che ha avuto in precedenza, quindi... Va bene. Deve ancora seguirlo il quarto tuffo. Irene Pesce, verticale indietro, doppio salto mortale con un avvitamento e mezzo, coefficiente 3 rovesciato, perdendo qualcosa in termini di coefficiente rispetto a chi porta ad esempio questa verticale da 3,2. Intanto molto brava, molto bene questo tuffo da parte di Irene, benissimo la tenuta in verticale e soprattutto l'entrata in acqua. La scelta di portare questo tuffo in questo caso lo si allena, in quanto essendo un tuffo dalle braccia non comporta anche problemi su altri tuffi, è un tuffo a sé, diciamo. Chapeau, 60,80 per il... Stupisce il fatto che lei abbia il 5. Potrebbe averlo escluso anche a causa del problema, sì, esatto. È vero, no, non essendoci bisogno di rincorsa, no? Irene Pesce, doppio mezzo indietro Carpiato con un avvitamento e mezzo, coefficiente 3,2. Bravissima, buona chiusura di bravissima gara, Irene. È stata molto molto attenta, alto non è così semplice perché su questo tuffo si tende a tirare con le spalle, a prendere rotazione e quello che si chiede è spingere verso l'alto. Brava, ottima l'entrata in acqua. Ultimo parziale 59,20.